Le luci colorate, il profumo della cioccolata calda e dei dolci appena sfornati, la giostra con i cavalli e le catenelle, la pista di pattinaggio e le casette di legno, zeppe di peluche e decorazioni. C'è un angolo di Padova che per le feste si è trasformato in un piccolo paese dei balocchi, dove grandi e piccini possono assaporare a fondo lo spirito gioioso del Natale. Qui in Piazza Eremitani di Babbo Natale c'è anche la casa, dove i bambini possono recapitare a mano la loro letterina. In questi giorni, si sa, l'agile vecchino con la barbona bianca è molto impegnato e riceve i suoi piccoli ospiti solo nel weekend dalle 3 alle 6. Ma la sua casetta non è mai vuota. Durante il giorno, ad accogliere i bimbi, ci sono sempre le sue aiutanti. Ci chiedono cosa da fare, noi gli diciamo che appunto ha molti impegni in questo periodo. Però comunque rimangono soddisfatti nel vedere la casetta che abbiamo allestito, che è molto, molto particolare. È bello proprio perché anche i grandi si sentono attratti da questo luogo e riscoprono il loro spirito natalizio di quando erano bambini magari. Nel loro personale elenco di desideri, i bambini indicano per lo più giocattoli. Come ogni anno, dalla notte dei tempi, Babbo Natale cercherà di soddisfare come può le richieste di tutti. Come ogni anno, in qualifica di aiutante di Babbo Natale, io e i miei colleghi cerchiamo giustamente di consigliare, di preparare tutti i doni e i giochi più belli, insomma, o più comunque più quelli più giusti per i bambini che hanno fatto la letterina di Babbo Natale e che quindi hanno le loro richieste e i loro desideri. Quest'anno, come gli altri anni, i giochi migliori sono sempre quelli più classici, dal trenino al drone, ecco, magari a livello tecnologico, e poi gli animali interattivi che vanno magari un po' a sostituire quelli veri, però giustamente per imparare un po' a gestire poi quelli veri, anche l'animale interattivo ha sempre il suo perché e quindi bisogna portarlo a spasso, bisogna coccolarlo, bisogna dargli da mangiare, per cui diciamo crea delle buone abitudini nel caso poi il bambino, quando poi sarà un po' più grandino, magari prenderà un vero animale e lo saprà accudire come si deve. Non solo Piazza Eremitani, tutto il centro di Padova è vestito a festa. Prato della Valle, le piazze e il Liston, dove ci si può imbattere anche nelle dolci melodie di Paolo Zanarella, il pianista fuori posto. Calato il sole, le luminarie rivestono di riflessi strade principali e viuzze secondarie, come non accadeva da tempo. Dal centro, con un passaggio sotto il salone, il 13 dicembre, giorno in cui si è festeggiata Santa Lucia, è partita anche la sfilata dei figuranti dello storico presepio vivente di San Pietro in Gù, piccola località dell'Alta Padovana. I personaggi hanno attraversato la città andando a comporre un bellissimo quadro della Natività davanti alla Basilica del Santo. E poi ci sono i mercatini, da quello solidale in via Roma, dove tutta la merce acquistata sostiene progetti di solidarietà, a quello dell'artigianato artistico in piazza Capitaniato, che è aperto tutti i giorni con orario continuato fino alle 19.30. Devo dire con orgoglio che questo mercatino propone veramente tantissime tipologie, dalla ceramica, come potete vedere, insieme ad altre colleghe che magari trattano raku o altri tipi di tecniche, ma possiamo trovare anche il vintage, il riciclo, ovviamente gli immancabili bijou di tutti i generi, di tutti i tipi, il legno, e uno dei nostri punti forti sono anche le creazioni in vetro, dove c'è il nostro amico Leo che fa vedere dal vivo come si soffia il vetro. E poi abbiamo i tessuti, le borse, le candele, insomma chi più ne ha più ne metta, perché diciamo che qua è proprio il festival della creatività dell'italiano che non ha ancora rinunciato e crede ancora a questo sogno che si possa mettere in gioco proprio l'abilità e la creatività del nostro territorio, insomma. Riccamente decorati sono anche altri due centri turistici molto frequentati del Padovano, Abano Terme e Montagnana.
Anche alle terme si è puntato, oltre che sul mercatino, sulle luminarie con maestosi alberi dai riflessi cangianti e il rosso di grandi cuori che ornano il centro pedonale e i suoi dintorni. E per chi vuole vedere qualcosa di unico, l'appuntamento è al Mineral Center Museum, dove è ospitato lo scheletro del dinosauro Christine, vecchio di 80 milioni di anni. Per quanto riguarda la struttura, quindi la visita alla collezione e al dinosauro, noi per il momento organizziamo delle visite al sabato e con degli orari molto ristretti, però sicuramente è fattibile, quindi normalmente dalle 16 alle 18. L'unica cosa che chiediamo è ovviamente una programmazione, quindi la visita è totalmente gratuita, però richiediamo appunto di essere contattati semplicemente per programmare le visite e per diluirle, ecco, tutto lì. Nel borgo murato più bello del Veneto, invece, a rubare la scena è un gigantesco albero di Natale, vicino al quale è allestito il presepio vivente, in scena in piazza ogni weekend fino all'Epifania.